L'applicazione Immuni segnala eventuali contatti con persone positive al Covid-19. In questo modo aiuta ad evitare la diffusione di nuovi focolai. Immuni rispetta la privacy perché usa un sistema di tracciamento totalmente anonimo. L'app non registra nessun dato che permetta di risalire all'identità di chi la usa. Cerca Immuni su App Store o Google Play e scaricala subito. Scarica Immuni, aiuta te stesso, la tua famiglia e il tuo paese. Il Covid ci ha messo in grande difficoltà, ma nonostante le restrizioni siamo qui con l'entusiasmo di sempre per presentarvi la nuova collezione autunno-inverno nei nostri ampi locali perfettamente sanificati, ambiente ed abiti con la luce ultravioletta, Rita Severina Abbigliamento, via Tenente Carella Rocella Ionica, veste ancora l'uomo e la donna, dal casual al classico, con i nostri brand che hanno da sempre contraddistinto la nostra storia, Levi's, Trussardi Jeans, Marella, Surcal, Linea 5, Gaia Life, Sanremo, Ingram e tanto altro. Rita Severino Abbigliamento, via Tenente Carella, Rocella Ionica. La storia continua. Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144. Dai laboratori EinTe, Biochemistry Evolution, nel rispetto della qualità e della purezza nasce NovaVis. Rafforza le tue difese immunitarie. Difenditi dallo stress ossidativo fisico e mentale con vitamina C, magnesio e zinco taurato nelle migliori farmacie e parafarmacie oppure direttamente a casa vostra senza alcun costo aggiuntivo. NovaVis, www.einte.it. Buonasera e benvenuti a un nuovo 60 News che sarà questa sera un autentico viaggio, sì, è proprio il caso di dirlo perché questa sera parleremo di viaggi, di turismo, di valorizzazione del territorio, almeno vorremmo farlo perché poi tra l'altro l'ospite di questa sera, già in confidenza vi dico che è il primo storicamente che non mi viene a dire ma un'ora è abbastanza, come facciamo, abbiamo argomenti per intrattenere e compiacere la gente a casa, ebbene questa sera credo che proprio non basteranno 60 minuti per parlare di tutti i problemi che investono la categoria, le categorie che insomma hanno frenato la gente in questo anno di pandemia e la voglia insomma di tornare alla normalità. Chi è l'ospite è Giuseppe Giovanni Zampino che vediamo, salutiamo, presidente Fiavet Calabria. Buonasera, Dietro, buonasera. Grazie per l'invito. A lei per averlo accettato, mi faccia dire qualcosina, ecco, brevemente, perché come dicevo già ai nostri amici a casa, con lei possiamo parlare, insomma, per giornate e giornate. Dunque, la Fiavet, Federazione Italiana Associazioni Imprese di Viaggi e Turismo, è l'associazione di categoria per antonomasia delle agenzie di viaggio e turismo e più in generale delle imprese del turismo. È stata fondata... Due righe, dottore Zampino, poi mi dirà lei altro di quanto più importante è da dire sulla federazione. Fondata nel febbraio 1961 e quindi opera da oltre 56 anni, costituisce pertanto di gran lunga la rappresentativa più consolidata degli agenti di viaggio italiani, eccetera, eccetera, eccetera. Dunque c'è tutta una serie di problematiche da sviluppare con lei, dottore, perché sono tutte relative all'anno difficilissimo che avete attraversato, che tutti quanti abbiamo attraversato, quindi quanto mai importante in questo periodo in cui i fatturati sono scesi al minimo storico di stare assieme, ecco, far fronte comune per cercare un po' di stabilire, ecco, canoni essenziali per poter ripartire. Intanto vorrei però partire dalla madre di tutte le domande, forse anche abbastanza banale, ma comunque molto generale. La madre di tutte le domande è: quando si tornerà a viaggiare, secondo lei, dottore Zampino? Innanzitutto buonasera di nuovo, le spiego. Noi in questo momento
Stiamo avendo notizie, prendendo notizie giorno per giorno sulla possibilità di nuove aperture o meno di corridoi turistici. Per quanto riguarda alcune tipologie di viaggi, tipo la crocieristica, è già ripartita con dei protocolli totalmente sicuri che hanno messo in campo alcune compagnie di crociere che, diciamo, navigano nel Mediterraneo. Con un tampone all'ingresso, all'inizio dell'imbarco della vacanza, poi eventualmente ci sono delle monitorizzazioni tramite un'applicazione all'interno della nave stessa, quindi sono delle misure di sicurezza che sono molto molto rigide e in questa tipologia di vacanza al momento c'è una sicurezza totale di una non possibilità di contatto. E poi per quanto riguarda le altre tipologie di vacanze, al momento le dico, i corridoi sono totalmente bloccati. Ci sono alcune, diciamo, quelli della fascia C che sono sul sito di Viaggiare Sicuri, che però poi prevedono nel momento in cui si arriva a destinazione delle restrizioni che sono dovute eventualmente al rientro, diciamo, delle proprie strutture alle 22, quindi iniziano ad essere più una vacanza. E gli spostamenti di lavoro sono sempre minori perché giustamente con, diciamo, le conference che si sono messe in attività, la presenza non è più, diciamo, richiesta in maniera tassativa. Tutto questo un pochino ha frenato totalmente, ha azzerato i nostri fatturati, li ha proprio azzerati da marzo 2020 a gennaio 2021. Il nostro settore ha un calo di fatturato quasi al 100%. Dottore, non vorrei essere istruttivo quanto la pandemia, però insomma mi sembra più una chiamata alle armi che una vacanza in tutta libertà, in tutta serenità. Quindi bisogna, oltre che la sicurezza, che la gente sia tranquilla. Ma ora ne parliamo in meglio. Intanto sui numeri della Fiavet, agenzie viaggio associate e la realtà calabrese. Una realtà, quella calabrese, io non ho anticipato nulla per non tediare all'inizio, per non rischiare insomma di stancare la gente, ecco, una storia travagliata di alti e bassi, me la racconta in pochissimi minuti. Guardi, Espio, Fiat Calabria ha uno storico. Noi abbiamo un ex presidente nazionale di Fiat, che è il signor Foderaro Battista, che ha lasciato veramente un grande lavoro per questa categoria a livello nazionale, è stato anche presidente nazionale, quindi a lui rivolgo innanzitutto un mio saluto affettuoso e che mi lega a una persona che nel settore è sempre stata, diciamo, attiva e fattiva in Calabria. Mm-hmm. Poi andiamo al discorso di Fiavet, è stata ricostituita nel 2018, abbiamo lavorato sempre a fianco delle agenzie che si associavano, eravamo prima un numero ridotto, eravamo 16 agenzie associate, era la prima realtà calabrese che iniziava a ripartire sotto questo tipo di associazione di categoria. Adesso siamo al momento circa 40 agenzie associate, cercheremo di aumentare il numero, anche se in questo anno abbiamo raddoppiato gli associati come Fiavet Calabria. Cosa succede? Però Fiavet Calabria ha uno stile, quello di selezionare le proprie agenzie associate, nel senso che abbiamo un codice etico che seguiamo come Fiavet, vale a dire, per entrare a far parte della nostra categoria bisogna avere alcuni requisiti, bisogna avere il fondo di garanzia, la licenza regionale, il RC professionale, la direzione tecnica e tutto quello che è, diciamo, il codice etico anche pregresso di ogni azienda che fa parte di questa categoria. Questo perché lo facciamo? Perché vogliamo dare quella qualità, quella, diciamo, agenzia sicura che si chiama, si va a certificare il settore. Ecco perché noi già nel 2018 abbiamo richiesto nei vari tavoli che purtroppo nella prima giunta non ci hanno mai dato, adesso da marzo, quando è nata la pandemia, purtroppo ci siamo seduti un paio di volte e tavoli tecnici. Abbiamo fatto qualche incontro con le istituzioni regionali, abbiamo ottenuto assolutamente, ma ancora non siamo soddisfatti a mille per mille, perché abbiamo un periodo che va da settembre a dicembre 2020 che attualmente è mancante di aiuti. Questo noi lo dobbiamo dire alle istituzioni regionali e speriamo che ci sia questa sintonia e sinergia con loro. Poi, per quanto riguarda quello che viene detto del settore di viaggio e turismo a livello nazionale, da alcuni, diciamo, eventi che sono capitati in questi giorni, sono alcune, diciamo, emittenti nazionali,
E noi siamo stati aiutati, siamo stati ristorati, però attenzione, fino a un certo punto, vale a dire marzo, luglio, noi non abbiamo mai riaperto, noi abbiamo, siamo dei codici a tempo aperti, ma non siamo aperti, perché anche se siamo aperti, il telefono non scuola, le attività di preventivi sono minime, cioè al minicino sono ridotte, quindi è come avrebbero fatto meglio al codice Ateco come palestre, eventualmente, diciamo, ci diventasse rimanerci chiusi, avremmo avuto più contezza. Sì, poi parliamo magari anche di ristori, anche quelli, insomma, li lamentate. Senta, quindi, come dicevo in premessa, è quanto mai necessario stare uniti. In effetti, uno dei slogan più praticati in questo momento per voi altri è uniti oggi per essere più forti domani. Ma in che maniera siete e intendete rimanere uniti? Guardi, noi come categoria a livello nazionale interagiamo con tutte le altre associazioni sindacali. Cosa succede? Noi, questa filiera del 13% di PIL nazionale è composta di circa 43 categorie, per cui fa parte anche l'hotelleria. Io avrei voluto che la nostra categoria tra le agenzie di viaggio e il tour operator fosse stata messa da parte, nel senso che avesse avuto un suo prosieguo, perché noi siamo un'attività che rispetto agli altri in questo momento non è ripartita proprio. Mm-hmm. Quel periodo che c'è stato e l'unione che c'è stata, diciamo, nella ripresa di luglio e agosto non ha portato quei risultati che noi volevamo. Unire, rimanere uniti significa anche questo, che tra le varie categorie, molte volte in Italia ci si bilancia di arrivare primi, di sedersi prima ai tavoli istituzionali. È arrivata prima Fiorenti Calabria, anziché un'altra tipologia di domanda, un'altra associazione di categoria. Tutto questo per poter andare avanti il nostro settore deve scomparire. Noi dobbiamo far sì che la nostra categoria si vesta di un'unica, di un unico, diciamo, di un unico vestito, e che eventualmente si portino ai tavoli istituzionali delle richieste che sono uguali per tutti, perché noi siamo quel settore artigianale che viene disturbato anche di domenica, a mezzanotte, e prima di un check-in in aeroporto. Noi abbiamo un'attività costante nei confronti dei clienti. Quindi il cliente che sceglie un'agenzia di viaggio, si sceglie un'agenzia di viaggio in tutto paese per prenotare una vacanza, ha delle sicurezze totali, cosa che non è accaduta in questo 2020. In questo 2020 è uscito fuori e che tutte le opere, le agenzie online, diciamo, hanno rimasto alcune situazioni un po' in pendita, sono dire totalmente in pendita. Noi abbiamo rimborsato i nostri clienti sia in maniera, diciamo, cash di cassa, per chi l'ha voluto fare come impresa, ha fatto delle scelte personali, per chi eventualmente ha voluto erogare dei voucher che dal punto di vista, diciamo, di legislazione nazionale sono a 18 mesi, hanno la possibilità di essere utilizzati per eventualmente ritornare a viaggiare. Quindi noi ci abbiamo messo la faccia come settore, non ci siamo nascosti dietro un numero verde che non risponde. Noi, come categoria, parlo di tutte le agenzie di viaggio in Turbello e Calabrese, l'abbiamo fatto tutti insieme allo stesso modo. C'è chi l'ha fatto in maniera più costante perché aveva più programmazione, più prenotazioni rispetto a un altro collega, però nel contesto è stato fatto un unico lavoro. Attenzione, perché ha toccato subito un tasto impegnativo, imponente, che andiamo subito a trattare. Quindi, finora sul vago, sul generale, lei mi parlava dell'enorme funzione, no? Dei tanti servizi, dell'importanza, ecco, perché punto, proprio perché punto di riferimento sul territorio, ecco, regionale, per accogliere le richieste del settore e riportarlo al settore turismo, ad esempio, della regione Calabria. Quindi, ecco, sulle vostre funzioni, sulla vostra importanza, ecco, nel territorio. Guardi, noi già da marzo 2020 abbiamo fatto capire in Regione che siamo un'associazione di categoria attiva e operativa, inviando una richiesta di tavolo di crisi di unità permanente in Regione. È stata protocollata, noi lavoriamo sempre tramite documentazioni scritte e PEC, quindi qualsiasi altra cosa, noi verba volant utilizziamo come tipo di slogan, noi scriviamo tutto affinché domani mattina i nostri associati possiamo dire quello che è stato fatto attivamente ed è rimasto su carta.
Noi abbiamo avuto degli aiuti in regione, ma adesso ne chiederemo ancora. Non è stata soddisfatta al massimo, diciamo, la platea, perché le dico in maniera strana, noi abbiamo avuto degli aiuti che però non sono stati, diciamo, sfruttati, utilizzati da tutto il comparto. La motivazione purtroppo ancora la stiamo un attimo studiando e verificando, però ci sono molte aziende purtroppo che non erano in regola con le attività contributive, il famoso TURC. Noi abbiamo cercato, almeno per quanto riguarda Fiamme di Calabria, tutti i nostri associati sono riusciti ad avere gli aiuti, sia con Fiamme di Calabria che con Viaggio Calabria. Nella prima fase di pandemia siamo stati, diciamo, ristorati, però avevamo dato delle indicazioni diverse, poi le istituzioni fanno le proprie scelte, noi come categoria possiamo dare il nostro input, poi le istituzioni possono scegliere il modus operandi di poter, diciamo, ristorare. E le dico, tutto quello che è accaduto quest'anno rispetto, diciamo, alle torri gemelle, rispetto alla Concordia, all'evento post-alogeni che ha, diciamo, portato anche un momento di paure nel ritornare in quel settore, questo è qualcosa di non ripetibile, cioè si sono proprio azzerati i fatturati, e questo comporterà adesso, perché noi abbiamo adesso queste altre 12 settimane, per esempio dico di cassa integrazione in deroga, ma da marzo in poi sarà, se non si interviene subito dal punto di vista nazionale e regionale, sarà un bagno di sangue. Io non sono ottimista da questo punto di vista, ne dico la verità, perché le aperture, le vaccinazioni a rilento, i corridoi che non si aprono, cioè noi lavoriamo a vista in questo momento, cioè, giorno per giorno, non possiamo avere delle certezze. Io, almeno come categoria, non riusciamo a dare in questo momento. Dottore, ora ci fa preoccupare piuttosto, sia per il fatto del viaggio perduto, insomma di meno a questo punto, ma siamo preoccupati anche per l'occupazione. Allora, mi pare di aver capito, provvedimenti nazionali, insomma, non si è assolutamente soddisfatti. Della parziale copertura regionale adesso mi dirà meglio. Ecco, ma tutto questo stallo, tutta questa fase, insomma, questo peso che si è sopportato in tutto questo periodo, ecco, quali conseguenze potrà avere nei mesi a venire? Le spiego, io sono convinto che sul Mare Italia, su quello che può essere la programmazione, diciamo, di Mare Italia, di soggiorni balneari e montagna Italia, se le vaccinazioni aumentano, io non sono un tecnico da questo punto di vista sanitario, però seguo e leggo molto i giornali affinché possa dare eventualmente anche delle risposte. Se le vaccinazioni vanno a rilento, non si arriva a quella percentuale di vaccinati che possono eventualmente, la famosa immunità di legge che ognuno sta cercando di ottenere, ci saranno delle limitazioni anche per quanto riguarda la ricettività nel settore alberghiero, anche se viaggiamo in Italia e il settore alberghiero non ha la percentuale totale da poter offrire, ci saranno anche se la gente ha voglia di viaggiare, ma ci sono delle limitazioni di posti letto, quindi noi dobbiamo un attimo capire, perché se l'estero rimane chiuso, rimane solo in Mare Italia, si può lavorare su Mare Italia, ma con una programmazione che debba partire già da adesso. Non possiamo arrivare, ecco, a giugno, luglio e rimanere fermi lì. Cioè noi dobbiamo saperlo già da adesso, da più a un mese dovremmo un attimo sapere dove arriviamo dal punto di vista di vaccinazioni e di attività sanitarie che il governo vuole mettere in campo. Ecco, ma voi vi siete seduti pure a dei tavoli tecnici nell'unità di crisi permanente Covid-19, questi argomenti li avete tirati fuori? Sicuramente sì, con quale forza e con quali risposte? Guardi, io ho inviato una documentazione alla vostra redazione appunto per far capire quello che noi come Fiamme di Calabria abbiamo fatto e abbiamo messo in cantiere. Il problema di base è che molte volte ci sono anche altre necessità dal punto di vista istituzionale, non esistiamo solo noi come categoria, ci mancherebbe, noi cerchiamo di dar voce al nostro settore, ma sicuramente ci saranno, diciamo, i ristoratori, l'albergatori, i centri benessere, ognuno di noi ha delle problematiche. Io parlo in maniera categorica del nostro settore. Il nostro settore è quello che ha subito per prima ed è quello che ripartirà per ultimo. Questo le istituzioni devono tenerne conto, ma noi le dico che non ci fermeremo.
se dobbiamo discendere in piazza sia a livello regionale che a livello nazionale, lo rifaremo, ma senza chiedere sempre il solito ristoro che può essere, diciamo, un sostentamento. Oltre a questo chiediamo anche progettualità, cioè vale a dire, noi dobbiamo un attimo ridisegnare quello che è la ripartenza del turismo, sia negli inganni che nell'autocopio. Noi questo chiediamo alle istituzioni, non è soltanto un discorso di aspettare lì e chiarire il fondo perduto a pioggia, diciamo, non è solo questo che vogliamo come categoria, tant'è che noi abbiamo dato delle indicazioni su come ripartire, abbiamo dato i segnali negativi e positivi che le istituzioni hanno fatto, cioè tutto quello che abbiamo potuto scrivere l'abbiamo messo nero su bianco e l'abbiamo portato in tavolo istituzionale. In tutto questo periodo in cui eravate, prima chiusi, poi con la sarcinesca abbassata a metà, ci ha fatto capire, e noi utenti chiusi in casa per via di questo virus, sono capitate tante cose, ma pare insomma prevalentemente negativo, nel senso che abbiamo perso tante compagnie, tanti voli, la ferrovia ha il problema cronico qua in Calabria che si poggia soltanto su una gamba, sulla Tirrenica, e neppure tanto è stato fatto insomma per migliorare sia la velocità, sia il servizio che quant'altro. Ecco, il gommato, quello in ogni caso si salva, poi vorrei un attimino aprire una parentesi perché sul gommato vedo che già fa così con la testa, quindi ha capito dove che vuoi andare a parare, nel senso, sono stati anche fatti, questo è emerso anche dalle nostre tribune, figli e figliastri in Calabria per quanto riguarda erogazione di fondi anche pubblici. Senta, le cose quindi mentre eravamo, le dicevo, chiusi in casa, sono peggiorate. Quanto di quel vero e insomma come si possono risolvere tutte queste problematiche? Ma di noi abbiamo avuto sulla fascia tirrenica, ma anche sulla fascia ionica, abbiamo avuto il discorso di Trenitalia che quest'estate ci ha dato una grossa mano nel trasporto passeggeri, perché il gommato purtroppo veniva visto in maniera un po' il cliente non era molto contento di viaggiare sul gommato nelle tratte, diciamo, Roma, Cosenza, Roma, Reggio, preferiva più il treno, lo vedeva, si sentiva più sicuro dal punto di vista anche di contagio. Sempre stato, ma è stata l'esperienza che hanno dato alcuni clienti che ci chiamavano e volevano questa cosa. Però c'è stato in quel periodo particolare su quel trasporto di passeggeri che utilizzavano il treno e l'auto e diciamo non preferivano il trasporto su gomma. Ma queste sono delle scelte personali che il viaggiatore poi fa. La problematica è questa qui, noi abbiamo in questo momento, quest'estate abbiamo visto una ripresa del turismo in Calabria, perché se parliamo di balneari e strutture ricettive, nel bene e nel male queste hanno lavorato, ma noi purtroppo no, io devo dire che come categoria non abbiamo lavorato, a meno per quanto ci concerne i nostri associati, noi li sentiamo ogni giorno, cerchiamo di capire, ma anche non associati, noi lavoriamo sia per gli associati, e se per non associati cerchiamo di fargli capire il lavoro che fa un'associazione di categoria e farli successivamente associati, perché far parte di una squadra, noi vi dico, siamo chiaramente Calabria, però siamo sotto il cappello della Confederazione di Commercio Imprese per l'Italia Calabria, quindi abbiamo dietro di noi una forza da questo punto di vista anche di presenza ai tavoli istituzionali, quindi questo ci dà maggior forza, però le dico che in Calabria bisogna ritornare non a parlare solo un discorso di filiera, la filiera, la facciamo più corta, la facciamo più lunga. Prima di tutto si deve iniziare ad impostare la categoria, cioè una, due, tre categorie che però siano tutte e tre rappresentative con tutto il numero delle imprese dentro. Mm-hmm. Così, in maniera tale che tre persone parlano bene per 320 imprese. Il concetto è questo che noi vogliamo portare avanti. Poi, onestamente ognuno ha delle proprie peculiarità come categoria, c'è chi lavora meglio su un determinato settore di formazione, c'è chi lavora meglio su un determinato settore di sindacato patronale. Io le dico per esempio Chiavetti Calabria, Chiavetti Nazionale è quella che ha sottoscritto il contratto nazionale di lavoro nel settore del turismo, cioè siamo noi che abbiamo sottoscritto, cioè queste tariffe agevolate che vediamo nel nostro settore è dato dal nostro nazionale, che è stata l'unica sigla sindacale a firmare il contratto nazionale di lavoro. Queste sono delle certezze che possiamo dare noi ai nostri associati, ma a tutto il comparto del settore agenzie di viaggio e turismo metropolitano.
Mi scusi se insisto sui trasporti, sulla questione dei trasporti, e insisto anche sulla Calabria, anche se voi avete come prerogativa, ecco, come mission, anche quello di valorizzare al meglio il nostro territorio, quindi la Calabria, ma è chiaro che vi interessate un po' degli interessi della gente e della voglia di abbracciare l'intero mondo. Ecco, però, ecco, a proposito di trasporti, in passato delle esperienze sono state fatte, la Regione Calabria le ha fatte, continua a spendere sempre tanti quattrini di anno in anno, anche con spot, con pubblicità, eccetera, eccetera. Ma un'idea, le idee avute anche in passato di fare, insomma, anche dei treni gratuiti che possono far raggiungere la Calabria con agio e con enorme risparmio di denaro, perché sappiamo che la Calabria è bella, è bellissima, però costa, e la concorrenza è sempre più spietata, perché con 1000 euro oggi vai ovunque, insomma, e ti diverti, eccetera, eccetera. Però per venire in Calabria già il trasporto, già il viaggio ti costa un occhio della testa. Ecco, pensare a qualche soluzione, non so quante ne abbiate voi messe in campo per arrivare in Calabria, anche gratuitamente addirittura. Ci sono state delle attività di sinergia che hanno fatto gli albergatori. Noi con Federalberghi siamo in ottima sintonia, noi ci sentiamo, verifichiamo eventualmente su alcune progettualità da fare. Ci sono stati degli accordi fatti proprio come associazioni di categoria contro l'Italia, per esempio, che hanno portato a delle tariffe particolari che hanno legato il soggiorno al trasporto. Questo però andrebbe fatto in maniera più forte e completa, da non soltanto 12, 13, 15 strutture ricettive. Questo andrebbe fatto in maniera massiccia, forte. Parliamo di numeri importanti, ci sono circa 1000 strutture ricettive in Calabria, quindi essendo solo 200 fanno questo tipo di attività, diciamo, di consorziarsi e di preacquistare, diciamo, quelli che sono i trasporti legati al soggiorno, sarebbe evitato e sarebbe più conveniente fare. Porterebbe sicuramente qualche turista in più, perché il costo del viaggio, come lei diceva, in base al numero di voli aerei, che non abbiamo questo grosso numero di voli aerei tra Venezia e Milano, parliamo del nazionale, poi se andiamo sull'internazionale lì si apre un altro scenario. Quindi noi abbiamo per esempio dato delle indicazioni, per esempio fare un portale unico calabrese sul turismo. Un portale unico che possa competere con dei portali che già sono operativi in altre nazioni, in altre regioni anche, cioè creare un unico portale, all'interno di questo portale inserire tutte quelle che sono le macro aree e micro aree di riferimento di interesse regionale sul turismo, ma anche con le imprese, e queste imprese che fanno parte di un unico progetto, e in quel caso si fa la vera rete e parte da lì. Un altro problema che abbiamo, sempre Calabria, mi scusi, ma qui insomma della Calabria parliamo, ecco, oltre ai trasporti, a raggiungerla, ecco, anche quella, insomma, di starci anche in altri mesi e non soltanto ad agosto o agosto e un po' di luglio. Quest'anno abbiamo avuto qualche aumento, lieve aumento di presenze, mi pare di aver capito, di aver contato anch'io, però sempre limitato a un periodo estivo, nel senso la gente è stata un po' furba, ha preferito quelle zone, insomma, naturali, ecco, senza rischi di andare in assembramento, eccetera, eccetera, quindi ha raggiunto la Calabria, sì, ma poi ha scelto soluzioni, insomma, casa d'affitto, albergo, comunque poi la spiaggia libera, lontano, ecco, degli assembramenti. Eccetera, eccetera, intelligentemente, ripeto io. Però ecco, come uscire da questo, insomma, gap che abbiamo da sempre, non riusciamo ad andare al di là di quei due mesi? Guardi, la progettualità regionale è importante, si è fatto qualcosa negli anni passati in regione, ma non abbiamo mai visto, cioè onestamente come categoria nel passato non siamo stati mai chiamati dalle istituzioni, e questo è gravissimo. E non chiamare un'associazione di categoria che si occupa di settore vuol dire non voler accrescere le proprie, diciamo, conoscenze di settore, perché io capisco bene che un dirigente di dipartimento possa essere la massima espressione di idea, però poi devi andare nella progettualità, nelle tematiche, che sono tematiche di indirizzo strategico,
quelle che si vanno a toccare, e deve essere condiviso con il settore, lo cura e lo sente proprio a 360 gradi, quindi anche con l'interlocuzione di altri nostri, diciamo, associati, perché noi chiaramente anche degli associati aggregati anche all'estero, per esempio la Croazia è un nostro associato, aggregato, per esempio completamente nazionale. Quindi dico, queste interlocuzioni che ci sono devono essere portate in maniera attiva e fattiva da parte delle istituzioni. Cioè, se si parla di fare progettualità turistica in Calabria e non si siedono al tavolo gli operatori di settore, non penso si possa arrivare lontano. Questo è quello che noi stiamo cercando di dire. Dal 2018 noi ci siamo messi tutti ai tavoli istituzionali regionali, e poi ne abbiamo fatti di vecchio, ma ci siamo sempre presentati, abbiamo presentato i nostri progetti, la modifica della legge regionale che poteva essere modificata e che non è stata fatta, e l'abolizione della cassa regionale che adesso, le dico, la giunta regionale in carica l'ha soltanto sospesa fino a settembre 2021, ma questa andrebbe totalmente cancellata perché siamo l'unica regione in Italia che la paga, siamo noi e la Basilicata, se non vado errato, non la paga nessuno, noi siamo rimasti ancora molto indietro da questo punto di vista. Quindi adesso non soltanto la sospensione a settembre, ma noi ci batteremo affinché venga cancellato totalmente dalla regione Calabria questa tassa, che sembra poco, ma incide circa 400 euro di media e arriva anche fino a 600 euro nella città metropolitana di Reggio Calabria. Cioè, sono importi, sono costi molto importanti, e in questo anno di pandemia è stato il minimo che la regione ha fatto sospenderla fino a settembre. Ma noi chiederemo immediatamente al reingresso della nuova giunta, a qualsiasi partito politico, sia quello di interessa, di cancellarla totalmente. Non ci fermeremo da questo punto di vista. Il bello della rubrica è che c'è il tempo necessario per andare anche al di là. Io vorrei conoscere un po' di segreti del mestiere, adesso usciamo dalle problematiche, dagli aspetti, dalle prospettive, eccetera, eccetera. Ecco, mi faccia conoscere, ecco, un po' come si opera al vostro interno, nelle agenzie. Ecco, ad esempio, io inizierei, no, prima che scoppiasse questa pandemia, lo scorso anno di questi tempi mi pare che si cominciava a cancellare la prenotazione, vero? Sì, febbraio, sì, arrivava, insomma... Anche prima, non lo so, adesso mi dirà che periodo era questo, lo scorso anno cosa accadeva in questo periodo. Vabbè, ma al di là di questo, prima, ecco, di questo periodo, la gente come la pensava, cosa cercava? Perché assistiamo che la gente ha diverse tendenze, anche nel turismo ci sono delle mode, si cambia, no? Di anno in anno, di anni in anni, ci sono delle varie tendenze. Ecco, cosa cercava la gente prima della pandemia? Guardi, il mondo, cioè, il nostro settore si è evoluto, è normale che l'avvento del web ha fatto avere una conoscenza a 360 gradi di quello che sono, cioè, una volta si entrava in agenzie di viaggi e si aveva anche timore di fare una domanda, sempre stato perché venivamo visti come un settore, di nicchia, cosa che lo è ancora oggi, perché noi siamo degli artigiani, noi costruiamo dei pacchetti turistici, costruiamo delle vacanze ad hoc, le ritagliamo, vediamo le esigenze del cliente, segnaliamo la celiachia quando è da segnalare, siamo attenti a tutto quello che può essere la qualità e la creazione di un pacchetto turistico, di una vacanza, perché diciamocela bene, a noi i clienti danno soldi in cambio di carte, cioè se poi non raggiungono a destinazione il beneficio e quello che è la qualità del prodotto che hanno acquistato, lì nasce tutto un discorso che va poi verificato e va messo in cantiere. Noi le dico, tuteliamo veramente il cliente nell'ambito della nostra programmazione. Cosa fa l'agente di viaggio? L'agente di viaggio innanzitutto deve riuscire a captare quelle che sono le esigenze. E anche il budget di spesa che il cliente mette a disposizione, perché molte volte il cliente smanetta il cucino, trova il volo a 19,90 euro, poi non sa che c'è un cecchino online da fare, un bagaglio da inserire, arriva in aeroporto, la mazzata delle 70 euro, tutto questo. Se passa tramite il settore agenzie di viaggio e turismo, attenzione, che è un settore che non ha una marginalità enorme. Questa stasera la voglio un attimo
chiarire, è importante e fondamentale. Noi siamo un settore che marginiamo dal 6-7% fino al 10-12% massimo. Cioè, che ben si sappia qual è la marginalità del nostro settore, quindi ci vogliono dei bei numeri affinché si possano compensare i costi di gestione. Ci vogliono grossi numeri anche perché abbiamo dei costi fissi e sono sempre uguali, costi che noi abbiamo per legge che non possiamo non ottemperare. Una polizza garanzia di fallimento e insolvenza. Oggi sono nate alcune compagnie con cui noi abbiamo delle convenzioni e riusciamo a spuntare 700 euro di polizza di insolvenza e fallimento. Questo è un valore aggiunto che diamo al cliente. Io vorrei capire veramente se un cliente quando va sul web, va sul portale, se si fa la domanda, se se la fa la domanda, perché questo è fondamentale. Io sto acquistando da X, se domani X fallisce, io cosa faccio? Ma l'abbiamo visto con Ryanair, oggi Ryanair non è rimborsato totalmente. Per quanto riguarda la mia impresa, come altri molti miei associati, siamo riusciti ad ottemperare a questa problematica, li abbiamo seguiti, li abbiamo martellati, ma il povero viaggiatore, diciamo che si improvvisa, avrà perso i soldi. Certo. E non c'è tutela del consumatore che tenga da questo punto di vista, perché noi agenti di viaggio italiani, che siamo a norma e a regola, il cliente quando vuole viene ci vuole bastonare. Poi ho sentito di molti viaggiatori che hanno rimesso centinaia e centinaia di euro e adesso cosa posso fare? È in Irlanda, soltanto per fare una causa in Irlanda, chissà quanto mi costa, ecco il concetto che noi dobbiamo arrivare alla fine. Cioè, il nostro settore deve essere un settore che l'utente finale lo deve guardare in maniera diversa. È arrivato il momento che da anni aspettavamo, purtroppo è una pandemia che l'ha portato questo concetto. Spero che il cliente, che veramente l'utente finale da oggi in poi capisca il valore del settore. Poi le concorrenze tra agenzie di viaggio, che diciamo ognuno vuole prendere clientela all'altro, riducendo quelli che sono i costi, i ricavi, questo a lungo andare purtroppo chi fa un'operazione di riduzione sempre di guadagni, non c'è, a un certo punto arriverà a un punto che non potrà più far fronte a quelli che sono gli impegni, diciamo, economici e di costi che un'azienda. È proprio vero, dottore, nel senso che le soddisfazioni sono tante quando uno fa un viaggio, ma le insidie oggigiorno sono tantissime e diverse, quindi abbattiamo il fai da te, come eravamo abituati 30 anni, 40 anni fa, ecco, è anche un po' il web, perché non siamo proprio ai livelli del panino al prosciutto, col prosciutto da prendere sul web, perché è meglio il prosciutto della bottega sotto casa, che stai tranquillo sulla qualità, ecco, ma anche rivolgersi a un'agenzia, ecco, Eviti ha fatto bene a specificarlo, ma avevamo ogni sospetto che insomma quando uno si affida a professionisti del settore vengono limate tante problematiche che potrebbero sorgere all'insaputa, ecco, del cliente che magari si presenta in un posto, ha delle spese, delle tasse a sua insaputa che insomma poi alla fine pesano tantissimo su quello che insomma il costo del direttore le dicono, cioè a noi hanno chiamato centinaia di non clienti, questa è una cosa stranissima, centinaia cioè? Di non clienti in piena pandemia che volevano assistenza. Io cioè, è normale, fino a quando siamo riusciti a farla, anche non prendendo nessun compenso da parte di questi, che non erano, e facendomi capire domani mattina, quando ritornerai a viaggiare, speriamo lo facciamo subito, di tenere presente che entrare in un'agenzia di viaggi vuol dire avere certezza e sicurezza di quello che si compra. Sì, semmai insomma fosse necessario dire. Se no, su questo siamo d'accordo, perché viviamo, vediamo, poi oggi come oggi abbiamo tantissime trasmissioni anche nazionali che parlano insomma di bluff, di disagi che insomma il viaggiatore sopporta. Quindi andiamo adesso alla definizione attività distintive delle agenzie di viaggio e turismo. Lei prima ci ha fatto un po' paura quando ci ha elencato tutte quelle prerogative che deve avere un'agenzia di viaggio per essere autenticamente agenzia di viaggio. Sa perché? Perché voglio andare a parare
al discorso che oggi ci sono tante pseudo agenzie di viaggio, finte agenzie di viaggio, e voi state anche facendo una lotta in collaborazione con la Guardia di Finanza, perché siete scesi in campo contro l'abusivismo. Ma allora partiamo intanto, l'agenzia di viaggio qual è? La definizione e le attività distintive quali sono? Noi abbiamo un dovere, un onere e un dovere, quello di programmare quelle che sono le attività di vacanze, che può essere vacanza per turismo, business e anche attività di, diciamo, viaggi di istruzione. Ve ne dico una. Sul discorso viaggi di istruzione, per esempio, sembra strano, apro questa parentesi perché è una parentesi che tocca molti, molti miei colleghi dal punto di vista regionale. E noi nell'ambito dei viaggi di istruzione che abbiamo chiesto per esempio alla Regione Calabria, al settore istruzione, di un tavolo tecnico, perché vi spiego, arrivano in Calabria e fanno viaggi di istruzione nelle scuole dei CRAI, delle associazioni che non hanno licenza, dove il dirigente di settore che non sa la tematica del caso affida le vacanze studio. Cioè, il settore dell'istruzione dal punto di vista dei viaggi di studio deve essere fatto solo tassativamente dalle agenzie di viaggio e tour operator che hanno regolare licenza. Questo deve sensibilizzare i propri genitori. Quando il proprio figlio va in una vacanza studio, una vacanza di istruzione, deve chiedere qual è l'agenzia, quali sono, se ha il fondo di garanzia, se ha tutta la documentazione a posto, se ha le certificazioni RC, se c'è una RC catastrofale, se il pullman che viene utilizzato è un pullman che ha norme secondo gli standard. Questi controlli e l'agenzia di viaggio non li fa nessuno, non li fa né la Guardia di Finanza né la polizia, cioè né la polizia la chiama l'istituto per far verificare la bontà del pullman, per dire, ma tutto il contesto, tutto il pacchetto, tutto quello che sono i servizi, la qualità dei servizi, le assicurazioni contro eventuali annullamenti, medico pagato se un ragazzo si fa male all'estero, in Italia, ci sono tante accortezze. Cioè, fino ad oggi questo settore è stato un pochino visto un po' distrattamente. Adesso stiamo andando nello specifico, quindi io spero che si è fatto questo tipo di ragionamento da ora in poi, dal punto di vista della clientela che si rivolge al nostro settore. E poi le dicevo, noi cosa organizziamo? Creare un pacchetto turistico vuol dire affidarsi ad un tour operator seri o nell'eventualità verificare se sono in qualche blacklist le compagnie aeree, eventualmente verificare che, anche se non si fa in autonomia un pacchetto turistico, verificare se la compagnia che si utilizza è una compagnia che è affidabile, se ha avuto cancellazioni negli ultimi periodi, se dal punto di vista finanziario, perché sono dei fallimenti che arrivano in 24 ore. E lei mi insegna che se io metto in biglietteria per una compagnia low cost che domani mattina scompare, il cliente, anche se noi non siamo responsabili da questo punto di vista, e però vi assicuriamo sempre, almeno di solito nella mia impresa io assicuro tutti i viaggiatori che si affidano alla nostra agenzia, e la problematica deve essere fatta pesare al cliente. Non è più un discorso soltanto di un 10 euro 15 euro di diritti di agenzia che vengono erogati, ma qui 15 euro sono lavorati, perché noi diamo informazioni, creiamo e verifichiamo se la documentazione è idonea per poter partire. Non è il nostro lavoro, ma lo facciamo anche per consulenza. Cioè, molte volte i clienti si affidano e partono con le carte di identità scadute, passaporti scaduti, passaporti sovicciati. C'è una sorta di lavoro dentro il nostro settore. E devi aggiornarti, noi sul sito della Valpolesina, Viaggiare Sicuri, Ministero, siamo sempre 24 su 24 a verificare le nuove normative che escono. Interessantissimo, dottore Zampino, e c'è attenzione anche come genitori, ecco, sui viaggi di istruzione, soprattutto perché noi l'unica domanda che facciamo al professore amico di badare al nostro figlio, alla nostra figlia, ecco, perché non faccia la discola o il discolo, voglio dire, ma dobbiamo anche attenzionarci su tutta una serie di problematiche che potrebbero sorgere, per fortuna poi non sorgono, però insomma potrebbero sorgere, e quindi ecco l'utilità di quello che sta esternando in questo momento. Senta, a proposito dei protocolli, come le chiedevo,
sapevo già. Ecco, il comando generale della Guardia di Finanza di Catanzaro in particolare, sì. Ecco, per quanto riguarda la lotta all'abusivismo, ecco, qui come vi siete adoperati? Guardi, le dico, il progetto è partito a marzo 2018, è stato protocollato da marzo, adesso nel 2019, e da quel momento, le dico la verità, dobbiamo dare atto che il comando ci ha dato delle indicazioni, siamo stati chiamati da alcune tenenze locali, che giustamente devono purtroppo però poi avere delle segnalazioni in merito. Noi quando riusciamo ad avere delle segnalazioni che possono arrivare dal web, le segnalazioni sulle pagine social, di questi viaggi pseudo abusivi, perché li pubblicizzano anche, questa è una cosa gravissima che succede. Noi adesso abbiamo fatto queste 270 denunce, le dico la verità, mi rammarico di questo, ma noi lo chiediamo ancora perché, come si suol dire, basta che succeda una volta, solo una volta noi dobbiamo riuscire ad ottenere quello che è la cancellazione di un viaggio abusivo, e ci riusciremo come chiaramente. In Calabria l'abbiamo stabilito e lo faremo. Noi in questo momento, appena ripartirà, perché già da adesso, oggi leggevo su una testata giornalistica che a Matera c'erano abusivi che facevano le visite guidate. Anche in piena pandemia non riusciamo un attimo a compensare questo cancro che ha il nostro settore, perché non si parla solo delle agenzie di viaggio e turismo, ma poi tutto l'indotto che c'è dietro. L'NCC con la licenza, la guida autorizzata con il brevetto regionale, perché all'insegna noi un'escursione la si deve affidare a una guida turistica autorizzata, attenzione, deve avere il brevetto, deve avere l'NCC professionale, cioè Chiave Calabria fa anche questo, quando un gruppo viene, almeno quando riguarda i nostri associati in Calabria, noi verifichiamo che l'utilizzo delle guide che si è fatto dall'elenco e dell'arco regionale delle guide, chiede di essere rivisto, attenzione, perché proprio questo nel tavolo di crisi che abbiamo mandato in regione e anche in tutti gli altri tavoli che abbiamo sollecitato, ci sarà proprio anche la ristrutturazione di questo sistema, di questa categoria che sono le guide turistiche. Vanno riviste, vanno riqualificate e vanno anche aggiornate su quello che sono i loro obblighi e le loro competenze. I nostri comuni che si lamentano che non hanno soldi e che non... Ecco, noi per esempio abbiamo la tassa di soggiorno. Voi vi siete adoperati perché i comuni spendono meglio questi quattrini. Ecco, ottimizzazione, utilizzo tassa di soggiorno. E in quante maniere si potrebbe meglio utilizzare? Non so quanti comuni lo facciano per ottimizzare appunto questo utilizzo. Guardate, se fossi io a capo dell'ANCI, in questo momento avrei fatto un'unica scelta, le tasse che si pagano per le tasse di soggiorno per il turismo non si devono toccare, devono essere investiti totalmente sul turismo, che può essere un servizio di, diciamo, accoglienza all'aeroporto, è un servizio di mappografia del territorio, un servizio di un'applicazione da poter costituire nel proprio comune, e da poi utilizzare al cliente appena arriva nel proprio comune e scaricarsi là per avere tutte le info in merito. La tassa di soggiorno deve servire a questo. Se poi i comuni la utilizzano per altro, purtroppo io sono contro queste scelte scellerate delle istituzioni. Senta, se venisse un cliente in questo momento a lei come, dove lo indirizzerebbe? Diciamo così, con un budget di, voglio insomma distrarmi, 2.000, 2.500 euro, 3.000 euro, dove manderebbe a questo punto? Intanto cosa farebbe? Intervisterebbe prima l'OMS o cosa? Guardi, in questo momento le dico, proprio oggi parlavo di questo, il corridoio più aperto in questo momento è la crocieristica, in questo momento. Sì. Sentivo oggi che ci sono alcuni, nella lettera C di viaggiare sicuri, che si può, come le dicevo già prima, andare in alcune parti della Spagna, però con le limitazioni del coprifuoco alle 22. Quindi al momento quello che vediamo già fattibile è la crocieristica, perché si arriva sotto bordo, ci si fa il tampone, si sale a bordo, si entra in questa bolla, diciamo, protetta, e la vacanza la si può anche nelle escursioni in questa bolla viene. Nel passeggiare messi questa bolla, le visite guidate vengono fatte in numero ridotto, con un minivan, con un bus dedicato, con un numero limitato di passeggeri,
Al momento, da quello che sono le statistiche, poi sentiamo tutti i colleghi che hanno varie tipologie di settori, sarebbe la crocieristica la via perseguibile in questo momento, però onestamente chi non vede la crocieristica non può rimanere fermo, quindi dobbiamo un attimo ampliare. E onestamente oggi le dico che noi abbiamo avuto come azienda privata richiesta di una biglietteria aerea su Tunisi per un rientro dove non c'è residenza, e questi soggetti devono rimanere 14 giorni in quarantena presso delle strutture ricettive che il Ministero ha elencato sul sito istituzionale, no? del Ministero della Difesa. Cioè, sono cose che 14 giorni rimanere, cioè uno va per ritornare in sede a Tunisi, nonostante non abbia la residenza lì, ma anche lavorativamente parlando, e deve seguire questi protocolli, cioè adesso è un po' particolare, non riusciamo a dare una certezza. Allora, io un po' speculo sul momento che stiamo vivendo, no? Come cliente cerco un po' di trattare, io da una parte perché cerco il meglio e cerco anche di spendere meno, ma dall'altra parte c'è consapevolezza di rendere agio anche economicamente al cliente, perché va incoraggiato in questa ripartenza? Guardi, i costi in questo momento, le dico, noi stiamo verificando, stiamo facendo dei preventivi. È normale che sulle disponibilità dei voli aerei, se lei mi insegna, se il riempimento non è al 100%, ma è al 50%, al 70%, e ci sono delle rotazioni che non sono le solite 10-12 rotazioni su una destinazione, è normale che i costi aumentano. Adesso l'intelligenza sarà quella di riuscire a mediare e a far ripartire il settore, cercando di incentivare il cliente affinché anche lui capisca che in questo momento sì, potrebbe pagare qualcosina in più in alcuni casi, attenzione, però è una fase di ripartenza dove i costi per chi eventualmente li mette in cantiere sono maggiori. Le strutture alberghiere, i costi di sanificazione, i trasporti non possono essere fatti al 100%, ma riempimento al 50%, tutto questo potrebbe incidere, però tenga presente che ci sono tipologie di vacanze che poi se visti in maniera singola potrebbero dare la loro differenza, cioè la scelta poi è la ripartenza sui costi. Il cliente potrebbe eventualmente anche accontentarsi di farsi una vacanza in Trentino, per esempio, faccio un'idea, dove preacquistando il biglietto del treno in anticipo, la struttura ricettiva che adesso si sta un attimino adeguando alle cancellazioni sottodata senza nessuna penale, tutto questo potrebbe far incentivare e far ripartire il settore. Se ci mettiamo tutti insieme, dalle strutture alberghiere alle compagnie aeree, alle agenzie di viaggio, a tutto quello che è il settore, se lo riuniamo in un certo modo potremmo farlo ripartire, ma questo è normale, deve accadere, cioè, in maniera fisiologica, altrimenti siamo fuori. Allora, cooperazione, fare rete tra, insomma, aziende del settore, ma anche con le istituzioni. Vabbè, insomma, adesso il governo centrale manco ce l'abbiamo, il governo regionale, ma insomma, adesso avremo uno nuovo, da qui a questo stiamo vivendo pure una fase transitoria, però nel momento in cui potremmo far valere ancora di più, ovviamente a tavoli certi, a tavoli ancora più, insomma, importanti, la nostra voce come Fiavet, Presidente, quali proposte avanzeremo? Anche perché siamo comunque dinanzi a scadenze importanti, io penso al Recovery Fund, a questi importanti fondi, no? Di cui potremmo disporre e che dovremmo spendere in quale maniera secondo la Fiavet, perché poi anche nel corso di questo nostro incontro questa sera sono emerse pure criticità storiche della nostra regione, insomma una regione che ha risorse ma distribuita a macchia da leopardo, insomma che ha bisogno, insomma, di maggiore equilibrio. Le sue idee e come redistribuire queste risorse? Guardi, noi abbiamo riscoperto in Calabria, l'entroterra calabrese, che veniva visto un po' in maniera diversa. Quest'anno c'è stato il boom delle presenze nei parchi calabresi, sembra strano che è stato così, sul Pollino, sì, la Spamonte, il Parco delle Serre, cioè c'è stata una riscoperta di questi settori. Ecco, sul Recovery Fund si parla sempre del discorso della digitalizzazione del settore, effettivamente in Calabria mancano applicazioni di regione, nel senso un'applicazione di sistema sul turismo manca in Calabria,
e farne una, e costruirne una ad hoc, dove all'interno ci inseriamo tutti i servizi che un passeggero può già, diciamo, verificare e sondare molto prima, sarebbe cosa buona e giusta, nel senso di un'applicazione che parli del turismo in Calabria. Io almeno che al quando esatto non esiste un'applicazione, per esempio, di poter digitalizzare il nostro settore su uno smartphone. È importantissimo, il mercato cinese già lo fa con WeChat, per esempio, cioè la Cina arriva nelle destinazioni e già sa la via dove andrà a mangiare, il ristorante con delle recensioni locali. Tutto questo fa parte della digitalizzazione che è previsto nel discorso turismo del recovery. Quindi dobbiamo un attimo capire poi le somme che stanno sul settore turismo, se rimangono le famose 8 miliardi, se non vado errato, ma sicuramente sono pochi. Io spero che sì, oggi proprio leggevo che Draghi parlava di puntare sul turismo, ma io non sono di nessun partito politico, quindi da questo punto di vista come categoria noi siamo già apartitici. Noi siamo con chi progetta e porta innovazione e progettualità e fattività nelle imprese. Questa è la nostra richiesta. Velocissimo, Presidente, perché abbiamo finito il tempo a disposizione, quindi una domanda, insomma, che guarda al futuro, la sua personale agenda da Presidente FIAVET e ovviamente i propositi, il futuro della vostra federazione. Guardi, le dico innanzitutto, io questo lo faccio per passione, è una presidenza non retribuita, e ci spendiamo con il mio direttivo, ci spendiamo tempo che lo sottraiamo alle proprie famiglie. Fare associazioni di categoria significa mettersi in prima linea dal punto di vista personale e morale. L'impegno sarà quello di portare avanti quello che la categoria chiederà, ma non soltanto degli associati, ma anche dei non associati, sperando che i non associati guardino a FIAVET Calabria con un occhio diverso, un occhio di una categoria che è a fianco alle imprese, che hanno voglia di crescere, che cercheranno in qualsiasi modo di poter fare passi, affiancare da persone competenti di settore che possono dare delle indicazioni. Quindi noi ricerchiamo associati che abbiano progettualità ed esperienza di settore. Questo cerchiamo noi come FIAVET Calabria. La ringrazio, Presidente, anche per quelle piccole, come dicevo anche nel corso della trasmissione, piccole attenzioni che bisogna, grandi attenzioni, ma anche piccole attenzioni che bisogna curare nel momento in cui si viaggia. Grazie al Presidente FIAVET Giuseppe Zampini. Grazie a voi per l'ospitalità. Grazie, a presto, e torniamo in studio. E quindi oggi viaggi e domani un altro argomento importante, sempre dalle 19 in poi sul nostro canale 85, occupandoci di aspetti diversi con ospiti differenti al nostro 60 News. A domani, buonasera a tutti. Il Covid ci ha messo in grande difficoltà, ma nonostante le restrizioni siamo qui con l'entusiasmo di sempre per presentarvi la nuova collezione autunno-inverno nei nostri ampi locali perfettamente sanificati, ambiente ed abiti con la luce ultravioletta, Rita Severina abbigliamento, via Tenente Carella Rocella Ionica, veste ancora l'uomo e la donna, dal casual al classico, con i nostri brand che hanno da sempre contraddistinto la nostra storia, Levi's, Trussardi Jeans, Marella, Surca, Linea 5, Gaia Life, Sanremo, Ingram e tanto altro. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella Rocella Ionica. La storia continua. Da oggi con Reat ADSL puoi collegare la tua cassa telematica e il POS a internet con una tariffa vantaggiosissima. Con soli 5 euro mensili avrai la tua connessione alla rete. Chiama subito per maggiori informazioni al numero 0964 82 189 oppure al 338 22 78 144. Reat ADSL. L'applicazione Immuni segnala eventuali contatti con persone positive al Covid-19. In questo modo aiuta ad evitare la diffusione di nuovi focolai.
Immuni rispetta la privacy perché usa un sistema di tracciamento totalmente anonimo. L'app non registra nessun dato che permetta di risalire all'identità di chi la usa. Cerca Immuni su App Store o Google Play e scaricala subito. Scarica Immuni, aiuta te stesso, la tua famiglia e il tuo paese.